Meghan Markle si tocca spesso i capelli, e puoi farci caso se guardi alcune delle sue foto. Questo gesto l'aiuta a calmarsi quando c'è troppa attenzione su di lei. Un altro trucco che usa è quello di abbassare il mento. Questo crea una sorta di scudo protettivo. Gli esperti di Galateo affermano che per piacere agli altri si deve apparire umili. Porta la borsetta nella mano sinistra. La mano destra dovrebbe essere sempre libera per poter dare una stretta di mano. Non è conveniente passare la borsa nell'altra mano nel momento in cui devi salutare una persona. Un altro trucco per sembrare più socievole a una festa è di tenere sempre un drink in mano. In questo modo le persone saranno più propense a venire da te per chiacchierare. Al tuo arrivo a una festa è probabile che tutti gli occhi siano puntati su di te. Per sembrare più amichevole e alla mano, sbarra leggermente gli occhi e quando sorridi, tieni la bocca aperta. È quello che fa Meghan. Sorridere è importante se vogliamo apparire carini nelle foto, ma anche se Meghan sorride sempre, si sforza costantemente di non farlo troppo intensamente. Un sorriso troppo grande può risultare come forzato e innaturale, e non verrai bene in foto. Un altro trucco per avere un bell'aspetto nelle foto è quello di essere rilassato. Solitamente bastano pochi respiri profondi per alleviare la tensione. Se ti senti un po' a disagio e non sai dove mettere le mani, tieni la borsa. Comportati in modo naturale e di Queen. Ma esiste un'altra tecnica che non viene usata solo da Meghan. La maggior parte degli psicologi consiglia di ripetere il nome della persona con cui stai parlando. Potrebbero esserci centinaia di ospiti a una festa, ma se dici il nome della persona con cui stai parlando, la farai sentire speciale. Per piacere di più alle persone, prova la tecnica del mirroring. Si tratta di copiare e ripetere il linguaggio del corpo della persona con cui stai parlando. Le persone tendono a sentirsi più a loro agio quando qualcuno copia i loro gesti. L'importante è non esagerare. Il linguaggio del corpo è importante nella comunicazione. Mantenere una buona postura è uno dei punti chiave. Meghan Markle ha una postura impeccabile. Quando cammina, tiene il mento parallelo al pavimento e le spalle sono sempre all'indietro. Quando si siede, tiene le gambe incrociate, che è un bene per avere una bella postura. Una buona postura è importante anche per venire bene in foto. Punta una gamba verso l'esterno e inclina di lato l'anca opposta. Ora inclina leggermente la testa verso il basso e verso sinistra o verso destra, come ti è più comodo. Ecco, hai la posizione che Meghan e molte altre celebrità usano per posare. Quando scegli un vestito per una sessione fotografica, opta per un colore brillante che risalterà nell'immagine. Ed è meglio se i vestiti accentuano il punto vita? Fare i complimenti a chi ti circonda è un buon modo per piacere alle persone e funziona più di quanto potresti immaginare. Gli psicologi affermano che tutto ciò che diciamo influenza il modo in cui le persone ci percepiscono. Quando fai un complimento e dici a qualcuno che è stupendo, inconsciamente inizia a pensare che tu sia una brava persona. Se ti lamenti di qualcuno dicendo che non è gentile, le persone potrebbero pensare che in effetti tu non sei un granché. Quindi presta attenzione a ciò che dici. Inconsciamente, molte persone percepiscono l'umore di coloro che li circondano. Ecco perché se vuoi che i tuoi amici si sentano a proprio agio quando sono con te, cerca di essere allegro. Se mandi vibrazioni positive, piacerai subito alle persone. Questo perché si sentiranno bene quando sei nei paraggi. Esiste una teoria secondo cui le persone vengono giudicate sulla base di due fattori principali: calore e competenza. Se vuoi piacere alla gente, cerca di dimostrare che sei caloroso, accogliente e non vuoi metterti in competizione. Un altro fattore importante è la competenza. Può essere l'istruzione, il lavoro o qualcosa di simile. Ma prima devi mostrare calore, solo successivamente la competenza. Questa sequenza è cruciale, soprattutto se vuoi applicare questa tecnica al lavoro. Aspettati cose buone dalle persone. Se pensi che qualcuno non sia amichevole, ti comporterai in modo tale da rivelare qualità meno attraenti di questa persona. Dopodiché sarà molto improbabile che sia gentile con te. Ma se mostri cordialità, le persone ti tratteranno in modo più cordiale. A nessuno piace chi vuole fare il perfettino. Del resto, la perfezione non esiste. Quindi di tanto in tanto va bene mostrare le tue imperfezioni. Si scopre che le persone tendono ad apprezzare maggiormente chi commette errori. Ed ecco un fantastico esperimento che dimostra questa teoria. Un gruppo di studenti doveva valutare quanto fosse simpatica una persona. Ha visionato diversi video di persone che rispondevano a un quiz. Sorprendentemente, coloro che hanno fallito il quiz hanno ricevuto il punteggio più alto rispetto a quelli che hanno superato il quiz a pieni voti. Alcuni punti extra sono andati alla persona che aveva rovesciato il caffè al termine del quiz. Certo, non è che devi fare lo stesso, ma non aver paura di apparire vulnerabile.
Di solito non è una buona idea toccare gli estranei, ma una leggera forma di contatto appena percettibile può far star meglio le persone quando ci stai parlando. Puoi toccarli sulla schiena o sul braccio, ma solo un tocco leggero. Un esperimento ha dimostrato che le cameriere che hanno utilizzato questa tecnica quando riportavano il resto ai clienti hanno ricevuto mance più consistenti. Per piacere di più a qualcuno, raccontagli un segreto. Potrebbe riguardare informazioni personali, ma non qualcosa che potrebbe essere usato contro di te. Funziona da entrambe le parti, ma il tuo nuovo amico deve essere certo che non andrai a spifferare tutto. L'affidabilità è vitale quanto la lealtà e l'onestà. Domande casuali, come qual è la tua stagione preferita, vanno bene, ma parlami del tuo primo amore può aiutarti a conoscere meglio una persona. In ogni caso, fa attenzione a queste domande e approfondisci solo se sei sicuro che non sia un tasto dolente. Le persone prive di emozioni sembrano meno affidabili di quelle che mostrano ciò che provano. Questo non significa che devi essere troppo emotivo. Sii sincero e non reprimere i tuoi sentimenti. Sappi però che se sei troppo gentile e altruista, le persone potrebbero non essere disposte a fare amicizia con te. Può sembrare strano, ma chi è troppo dolce fa sentire gli altri inferiori e può anche apparire falso. Non sorridere è un grosso errore, ma aggiungere un emoji sorridente a una lettera formale ti farà sembrare solo incompetente. Cerca di non farlo, anche se vuoi apparire caloroso e amichevole. È meglio scegliere le parole giuste e sorridere di persona. Il tuo comportamento su internet crea l'impressione generale che le persone hanno di te. Non condividere troppe foto sui social media. Uno studio recente ha dimostrato che le persone di solito non si relazionano bene con coloro che condividono con tutti la loro vita privata. Anche il numero di amici sui social media è importante. La maggior parte delle persone trova strano quando una persona ha troppi o troppo pochi amici. Un altro studio ha rivelato che il numero perfetto per sembrare amichevole, ma non troppo, è di circa 300 amici. Gli utenti che avevano meno di 100 persone come amici venivano viste come meno simpatiche. Le persone con più di 300 persone erano leggermente più simpatiche. Ma molti partecipanti nella ricerca le hanno viste come troppo concentrate sui social media e alla ricerca di popolarità. E non bisogna nemmeno esagerare. Non condividere alcuna informazione personale è dannoso, proprio come lo è condividerle eccessivamente. Le foto del profilo sono un'altra cosa che può irritare le persone. Uno studio ha dimostrato che le foto scattate da una distanza di 30 cm fanno sembrare le persone meno competenti e meno attraenti di quelle che hanno foto scattate da almeno 120 cm. Probabilmente perché le immagini in primo piano sono un po' distorte e appaiono un po' schiacciate. Ma che naso grosso che hai! L'onestà è una delle cose che piace di più, quindi vantarsi è un altro grande no no. Diciamo che sei a un colloquio e stai cercando un lavoro. In questo caso, dire che lavorare sodo è la tua debolezza è un'idea terribile. Invece, parla di qualcosa che non sia correlato alla posizione in questione. Ti farà sembrare più sincero. Non nasconderai le tue debolezze e non ci sarà falsa modestia. Una stretta di mano è l'occasione per fare una buona prima impressione. Se la stretta è ferma, è più probabile che le persone ti percepiscano come una persona socievole ed estroversa. Chi ha una stretta di mano decisa avrà anche maggiori probabilità di trovare un lavoro. E questo è tutto.